Benvenuti a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di conoscere un pochettino più approfonditamente, anche se ci saranno parecchi richiami a filmati successivi, a conoscere un pochettino più approfonditamente quelle che sono i nostri ingredienti per costruire gli schizzi e quindi le entità geometriche che abbiamo a disposizione quando avviamo uno schizzo. Schizzo 2D, quindi guarderemo solo ciò che ci serve, possiamo usare per fare uno schizzo 2D. La conoscenza di questi strumenti, averne una, diciamo, averli bene in testa serve per scegliere in maniera corretta quando si va a fare appunto uno schizzo bidimensionale. Allora, io ho già qui, vedete, aperto un file di parte, avvio uno schizzo 2D, lo avvio sul piano XY e cominciamo a vedere quelle che sono le primitive di cui disponiamo, a partire dalla prima che è la linea. In realtà qui parte una linea, ma se io clicco su questo triangolino nero sotto si apre un menu da dove posso scegliere 5 curve, chiamiamole così, linea, spline, curva da equazione e curva ponte. Quando io scelgo una di queste, per esempio se adesso lancio una spline, anche se interrompo subito il comando, sulla la lista a discesa, sopra il triangolino nero, è rimasto l'ultimo comando di questi 5 lanciati. Questa è una prima caratteristica da tenere presente. Linea, sappiamo già tutto, l'abbiamo già utilizzata. Quando io lancio il comando linea ho bisogno di un punto e di un punto finale. Posso continuare, posso interrompere tasto destro col comando ESC, posso chiudere una volta che ne ho fatte due col comando chiudi e così via. Io adesso interrompo e poi andrò a cancellarle. Altre primitive disponibili qua sotto, la spline. Questa è una spline per vertici di controllo, quindi CV, Control Vertices. Questa invece è una spline per interpolazione. La differenza, i punti che vengo a cliccare sullo schermo quando uso un vertice di controllo sono questi e vengono utilizzati non per far passare la spline, ma per controllarne la forma. Per quanto riguarda invece le spline di interpolazione, i punti che io clicco sullo schermo vengono usati per far passare la spline. Quindi qua per gestirne la forma, qua per far passare direttamente la spline. Saranno oggetto di un altro filmato più avanti. Queste sono curve molto importanti nella disegnazione 2D. Il quarto soggetto è la curva d'equazione. Dunque, curve d'equazioni possono essere curve, la lancio, ma non perché la voglia fare, per mostrarvi. Possono essere di due tipi, parametriche o esplicite. Parametriche, la x e la y sono funzioni di un parametro, il parametro è t, e qui si scrivono le funzioni. Esplicite, la y è funzione di x. Dopodiché possono essere ambedue, sia l'esplicita che la parametrica, di tipo cartesiana o polare, perché due sono i tipi di coordinate che abbiamo nel piano, quindi anche l'esplicita può essere cartesiana o polare. E il meccanismo di scrittura delle equazioni è abbastanza semplice per quello che riguarda le parametriche, perché alla fine scrivere delle equazioni per x e per y in funzione del parametro t che è un parametro, quindi non ci sono unità di misura. Infatti vedete che mostra unità, qui è fleggato, è oscurato. Quando viceversa andiamo a usare l'esplicite, che ci sono le unità di misura, e qui cominciano un po' i mal di pancia perché c'è tutto un linguaggio particolare. Comunque anche queste saranno affrontate più in dettaglio con degli esempi in un filmato più avanti. Chiudiamo il nostro excursus sulle curve che possono essere lanciate dalla lista a discesa della linea con le curve ponte. Dunque, queste sono curve particolari, è questo tratto azzurro, vedete, tra due curve, questo tratto nero preesistenti. Allora, condividono con le due curve preesistenti l'inizio e la fine della curva. La curva ponte sta fra la
ha inizio da una fine, o inizio fine di una curva, una prima curva e a fine inizio fine di una seconda curva. Inoltre, qui dove c'è, se vedete il mouse e c'è il punto di contatto con le due curve esistenti, viene mantenuta sia la tangenza, quindi la derivata prima, sia la curvatura, quindi la derivata seconda. Quindi sono curve che fanno da ponte mantenendo continuità tangenza e curvatura, cosiddette G2, tra due curve già presenti nello spazio. Ora rilanciamo un comando linea in maniera qui da mantenere linea. Volevo spendere due parole sulla costruzione di una linea da 0,0 a 10,10. In AutoCAD la cosa è abbastanza facile, si possono usare tanti tipi di coordinate per poterlo fare. Vediamo in Inventor. Allora andiamo sullo schizzo, lanciamo il comando linea, si presenta nell'attuale mia situazione di configurazione, si presenta questo input esposto delle coordinate, per cui tabulatore 0, tabulatore 0 e ho fissato il primo punto. Dopodiché, se mi sposto verso destra, vedo comparire queste due dimensioni che sono la dimensione lungo x 13,643 e io scrivo 10 e vado sull'altra dimensione verso y 13, e scrivo 10 e do l'invio e esco, interrompo il comando linea. Apparentemente tutto fatto, tutto finito, la linea più o meno fatta esattamente come AutoCAD, con un formalismo se vogliamo anche un po' più semplice, perché ho usato qualcosa di simile all'input dinamico. Ok, in realtà si tratta di aver usato strumenti, opzioni, applicazione, questa per gli schizzi, questo HUD, visualizzazione esposta, con queste impostazioni per quanto riguarda il puntatore, le coordinate cartesiane, per quanto riguarda l'input quota, le coordinate cartesiane, quindi coordinate cartesiane, coordinate cartesiane. Se avessi voluto farlo misto o tutte e due in polari, bastava andare qui. Ce l'ho attivo e abilitato. Se lo disabilito questo non succede, però io lo tengo sempre abilitato. Ok, chiudi. Allora, apparentemente sembra tutto finito. In realtà la linea non è un blu scuro, è un blu chiaro. E se vado a guardare qui, due quote necessarie. Quindi questa linea non è una linea finita. In AutoCAD la chiuderemo qui, in Inventor non si chiude qui. Allora, la devo. Che cos'è che manca? Se io la prendo, prendo la linea e me la posso portare in giro e non è più in 0,0. Quindi in realtà non è una linea, quella che ho fatto, una linea in 0,0, 10, da 0,0 a 10,10, è una linea che è stata fatta così, ma non è bloccata. Cosa devo fare? Vincolarla. Allora, devo dire che questo punto, punto di origine, è nel punto 0,0, punto 0,0. Come faccio a farlo? Sempre nello schizzo, coincidenza, questo punto con l'origine. Allora, questa è diventata blu scura, è bloccata ed è una linea che va da 0,0 a 10,10. Può succedere quello che volete, anche la terza guerra mondiale, speriamo di no, ma questo da qui io non lo sposto in nessun modo. Allora capite che tanto vale, adesso questa la cancello, che tanto vale una linea qualsiasi, farla così. Linea. Ok. Poi dire che questa quota orizzontale è 10. Poi dire che questa quota è 10 e poi dire che questo punto coincide col punto centrale. È la stessa identica linea di prima, da 0,0 a 10,10, fatta però in maniera corretta per Inventor, quindi senza usare snap. Io non ho usato griglie, non ho usato snap, ma potevo usare le griglie, potevo usare lo snap alla griglia. Non l'ho fatto, non ve lo faccio nemmeno vedere. Sapete che non sopporto molto le griglie, ma al di là di questo non ho usato nemmeno coordinate. Ho fatto uno schizzo di una linea lunga qualsiasi e poi gli ho dato i suoi vincoli sono che ha un'ampiezza x di 10, ha un'ampiezza y di 10 e parte dal punto 0,0. Fine. È così che si usa Inventor. Andiamo avanti nella nostra panoramica relativa alle primitive. Allora, qui abbiamo il cerchio. In realtà abbiamo il solito triangolino nero, quindi se apro il cerchio trovo il cerchio per il punto centrale, il cerchio per la tangente e l'ellisse.
Allora, il cerchio per il punto centrale penso che non ci sia niente da dire. Attenzione, anche qui un cerchio con centro 0 e raggio 10. Non mi metto lì a cercare le coordinate, lo faccio e poi gli dico che ha un diametro di 10. Non so se ho detto raggio o diametro, comunque va bene, la stessa identica cosa. E dico che la sua origine coincide col punto centrale, che guarda caso è il punto in 0,0. E questo è un cerchio di raggio 5, diametro 10, con centro in 0,0. Ok, ESC, cancelliamo. Abbiamo altre due primitive sotto questa lista. Abbiamo il cerchio tangente, qui dovrei avere 3, me la risparmiate. Se ho 3, come si vede in questa figura, 3 linee, posso costruire questo cerchio dicendo che è tangente all'1, alla seconda e alla terza. Oppure c'è l'ellisse, l'ellisse che si può fare in due modi, o meglio, si può fare in un modo solo, scusate, identificando il punto centrale, l'asse principale e un qualsiasi altro asse. In soldoni vuol dire il punto centrale, l'asse principale e un qualsiasi altro asse, che non è detto sia quello ortogonale. Ok? Dopodiché, siamo alle solite. Se l'asse principale deve essere diretto lungo x, si dice vincolo di orizzontalità, si va vicino all'asse, eccolo qua, e si dice che quello è orizzontale. Se l'asse verticale, se questo, vabbè, adesso automaticamente l'asse maggiore è andato sul verticale, non c'è bisogno di dirglielo. Scusate, qui ho preso un punto. Rifai, l'asse verticale non c'è bisogno di dirglielo che è verticale, infatti ipervincola lo schizzo, c'è già, cioè gli assi sono perpendicolari e quindi fine della trasmissione, annulla. Se poi ho bisogno di quote, vado qui e gli dico che questa quota lo tocco, vedete che c'è un simbolo un po' particolare, è una ellisse con un mezzo asse. Se lo tocco, questi sono i due mezzi assi e quindi sono in grado di dirgli quali sono le dimensioni. Quindi anche l'ellisse è inutile tentare di costruirlo con dei punti. Si costruisce una figura geometrica e poi la si vincola per quelle che sono le sue coordinate di grandezza. Adesso, guardate qui, quattro quote necessarie perché mancano i due semiassi e poi manca la posizione dell'origine. Quindi mancano ancora delle quattro indicazioni per poter dire quanto è grossa e dove sta questa ellisse. La fermo qui, non vado avanti ovviamente. Lista scendere arco. Triangolino nero vuol dire che ci sono più di una primitiva. Arco per tre punti, arco tangente e arco con un punto centrale e due punti inizio e fine. Arco per tre punti. Primo punto, un punto qualsiasi, secondo punto, terzo punto, sta fra i due punti, quindi questo è l'arco più piccolo e questo è l'arco più grande, se volete, ok? A parità di diametro. Clicco, lo fisso. Ok, chiaramente mancano 5 quote per definirlo completamente, perché manca che cosa? Dove sta? Quindi, per esempio, possiamo prendere questo punto, l'origine, e metterlo nella... Il centro dell'arco e metterlo nell'origine del disegno, nel punto centrale 0,0. E ancora ne mancano 3, manca il raggio. E notate che quando ho fatto questo spostamento si è anche deformato, ha cambiato tante cose. Allora, 50, 40. Perfetto. E adesso la curva è diventata azzurra più scura, un blu scuro. Vuol dire che è definito, sì, è definito, ma in realtà ancora due quote necessarie da dare, perché cosa devo dire ancora? Quanto è questo angolo e dove comincia? Oppure dove sta questo punto? Quindi se io faccio, prendo e lo sposto, vedete dove sta questo punto e dove sta questo punto. E chiaramente sono due parametri da dare e posso darli in tanti modi, posso darli allineando, che ne so, se è un arco di 90 gradi, dicendo dove sta questo punto qui, cioè, poi dipende dal problema che sto affrontando. Ok, blocchiamoci, cancelliamo
E costruiamo invece la seconda primitiva di cui dispongo, che è l'arco tangente. Arco tangente, quindi costruisco un arco da un punto, su un punto qualsiasi di una curva e che sia tangente a quella curva. Allora facciamo una curva un po' particolare, una spline per punti, che è la nostra curva a cui farò l'arco tangente. Fatta, ok. Poi lanciamo il comando arco tangente e selezioniamo la curva. Se la seleziono qui, se mi avvicino alla curva in questa parte, prende questo punto da cui fa l'arco tangente, se mi avvicino alla curva dall'altra parte, prende l'altro punto. Quindi tutti i punti intermedi non li calcola nemmeno, quindi è un arco tangente all'inizio e alla fine di una curva data. Adesso facciamolo all'inizio di questa parte qui, quindi io seleziono come punto iniziale questo e con il secondo punto completo la definizione dell'arco. Ok, devo vincolarlo anche questo. Qui le quote necessarie sono tante perché chiaramente sono anche quelle della curva. Volevo farvi notare una cosa: se io cambio il raggio, quindi da 44, che ne so, scrivo 20. Attenti alla forma della curva e a questo punto qui. Io ci lascio il mouse sopra e confermo il 20. Il punto si è spostato e la spline si è proprio modificata di grandezza. Questo perché, non essendo vincolata, quando io ho fatto questo cambiamento, il cambiamento sull'arco ha cambiato anche la spline. Adesso faccio un bel undo, torno nella situazione precedente. Come faccio a evitarlo? Per esempio, potrei bloccare questo punto qui. Quindi blocco questo. Adesso se cambio il raggio, quindi ESC per il comando cambiare, cambio il raggio, la quota e scrivo 20, mi metto sul punto, ma vi faccio anche notare un po' distante dal punto perché mi metto a toccare con la punta la curva e scrivo 20 e do l'invio. Vedete che il punto non si è spostato, ma la curva sì, ha cambiato qualcosa, la curva, non il punto, perché avendolo bloccato, quindi ancora ha modificato il raggio, il cambio del raggio di raccordo del mio raggio ha modificato la curva, non nel punto, ma ovviamente nella sua curvatura. Un raggio di 20 per mantenere la tangenza ha dovuto cambiare la curvatura della curva in questo punto qua. Ok, quindi attenzione, che quando si modificano dei parametri di una seconda curva collegata a una prima curva, in questo caso il collegamento era la tangenza, cambiano anche i parametri. Se non è fissata la prima curva, cambiano anche i parametri della prima curva. Ok, era solo un warning. Cancelliamo. Guardiamo l'ultima primitiva arco, che è l'arco con un punto centrale. Allora, il centro, selezionare il centro, dice qua, e prendo un punto qualsiasi, primo, secondo punto. Ok, ovviamente avrò 5 quote necessarie ancora da dare. Sono praticamente nello stesso, mi sono ricondotto, diciamo, nello stesso caso dell'arco per 3 punti, quindi posso fissare il centro, posso fissare il raggio e poi dire o che arco sottende dove comincia oppure dove comincia e dove finisce. Con questo abbiamo terminato gli archi, cancelliamo questa figura e ripristiniamo il comando arco 3 punti, ESC, interrompiamo. Ci sono i rettangoli, che è quello che viene subito dopo. Qui è, allora, peraltro si presenta anche così di default. Qui se apro questa lista di comandi ne ho parecchi, di primitive ne ho parecchie, parecchie. Sono tre: il rettangolo, l'asola, ad arco, 4, e i poligoni. Allora, cominciamo dal rettangolo, rettangolo per 2 punti. Rettangolo per 2 punti, primo punto, secondo punto. Ecco, questo per dirvi che io questo comando non lo uso mai. Perché? State attenti, ok. Sembra che ho fatto un rettangolo, quindi penso che questi angoli siano retti, tutti e quattro retti. In realtà, se guardo qui, 8 quote necessarie.
Allora, scusate, se il rettangolo mi basta la base per altezza per definirlo e mi basta dire dove sta uno dei suoi spigoli. Quindi sono quattro parametri. Questi me ne chiede 8. Vuol dire che il signor inventor, quando ha fatto, almeno come ce l'ho impostato io, a voi potrebbe essere differente, quando ha fatto il rettangolo, qui non ha messo gli angoli retti. Infatti, se io vado avanti e dico quota 70, e ancora sembra che più o meno sia tutto ok, quota 30, e adesso non è più tanto ok, ci si accorge anche visivamente che quel rettangolo è un rettangolo per modo di dire, in sostanza forse sarebbe meglio chiamarlo quadrilatero, così evitiamo le confusioni. Quindi quella primitiva qui in realtà fa un quadrilatero. Quindi tanto vale fare un quadrilatero in questa maniera qui. Poi sì, sono 16 quote necessarie, ma nel momento in cui mi metto a, per esempio, se collego questa con questa e poi do le orizzontalità, do le verticalità, in 448 lo sistemo e soprattutto uso i parametri di vincolo che voglio io, che possono essere l'ortogonalità piuttosto che la parallelità, quindi l'ortogonalità e il parallelismo piuttosto che l'orizzontale e il verticale. Questo dipende da come sta atteggiato il rettangolo. Questo per dirvi che questa primitiva rettangolo io la uso, ma bisogna stare attenti perché non è un vero e proprio rettangolo. Ma che più delle volte il rettangolo lo faccio in questa maniera, come quattro linee, che poi vincolo. A maggior ragione, stesso discorso dicasi per questo rettangolo qui, che è un rettangolo per tre punti. Quindi 1, 2, 3, dici che bello, faccio con un comando solo molto velocemente un rettangolo comunque inclinato nel piano XY. Sì, però attenzione ragazzi, perché ancora 8 quote necessarie, per cui se io vado a fare questa quota allineata, e dico che è 70 e ancora sembra che funzioni, e poi vado a fare questa quota allineata e dico che è 30. Ecco qua che il rettangolo ha perso i suoi angoli ed è diventato un quadrilatero. E quindi ancora 6 quote necessarie, quindi ho il parallelismo, in questo caso è la cosa più veloce per riportarlo a una forma di rettangolo, quindi parallelo questo a questo, questo a questo, e poi un bell'angolo retto fra questo e questo. E allora adesso mancano solo tre quote, mi manca di posizionarlo e di dire come sta inclinato. Lo faccio perché qui mi permette di dire un'altra cosa interessante. Allora posiziona questo punto nel punto centrale, nell'origine. E poi come sta, devo dirgli come sta inclinato. Quota questo con l'asse X o con l'asse Y. Non c'è bisogno, questo purtroppo ed è completamente vincolato. E purtroppo io vedo tante volte fare queste cose. Adesso cancello questa quota. Cancello questo asse che Inventor mi ha portato da solo come proiezione dell'asse del sistema di riferimento globale. Vedo tante persone che fanno questo mestiere qua. Linea di costruzione che parte da qui, lo fanno proprio con lo snap e va in orizzontale. Ok, e poi vanno a mettere la quota. Allora, intanto da 1 siamo tornati a 3 perché questa linea ha bisogno anche lei di essere quotata. E quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Se per quotare, adesso la cancello, se per quotare l'inclinazione di questo rettangolo aggiungo cose che vanno quotate, mi sembra che sia tutto un complicarsi la vita. È lineare, facilissimo, c'è un sistema di riferimento, quota tra questo, o se volete anche tra questo, se volete questo con l'asse Y, questo con l'asse, scusate, sì, asse X o asse Y, quello che volete voi. Facciamo questo con l'asse Y, con l'asse Y. Quota, scusate, con l'asse Y. Fine.
Si era già messo prima a 20, non mi va 20, voglio 10, 10. Non ho aggiunto niente da quotare e con un comando ho vincolato il rettangolo. Mi raccomando, usiamo Inventor come va usato, cioè imponendo vincoli geometrici, non costruendoci artefatti per fare quei vincoli che non servono a niente. Andiamo avanti, cancello e vediamo il terzo e ultimo comando, no, penultimo comando rettangolo, centro a due punti. Allora, ho bisogno di fare un rettangolo, definisco il centro e poi con il secondo punto definisco sia metà base che metà altezza. Quindi rettangolo, centro e a due punti, non so perché si chiama rettangolo centro e due punti, l'ho chiamato rettangolo centro e un punto, comunque questo è il centro e col secondo punto stabilisco. Perdono, ho tutto, meglio che la rifaccia, che tiri via, questo l'avevo usato prima, rettangolo un punto, secondo punto, avendolo rifatto ogni linea ha la sua faccia giusta. Allora, esc, 8 quote necessarie. Quindi anche qui fatto così, bellissimo, ma non è un rettangolo, perché se io quoto questa, poi quoto questa, succede che incomincia a stortarsi, almeno credo, vediamolo. 100, 100, 50, 30, e qui addirittura fuochi d'artificio. Ok, ancora 6 quote da dare, quindi devo intervenire per o usare queste due paralleli, il parallelismo e la perpendicolarità a seconda di che dove lo impongo, o usare il vincolo orizzontale, o allineare uno di questi lati a qualcosa se sta messo ruotato rispetto al piano, nel piano XY rispetto all'asse Z. Quindi voglio dire, io sempre preferisco fare tutti i rettangoli, farli come vi ho fatto vedere all'inizio, tanto poi alla fine della fiera. Quattro linee a cui impongo di chiudersi, di costruire un poligono chiuso e poi che pian piano vado a vincolarmi come mi serve. Ultimo rettangolo, facciamo anche quello, rettangolo centro a tre punti. Un primo, questo fai una diagonale. E poi apri su quella diagonale per fare l'altezza. Stesso discorso, ok, sono quote 8 necessarie, sempre se io faccio allineato 100, allineato 40. Mi si deforma tutto e devo intervenire, 6 quote necessarie, quindi sono alla fine la fiera funziona. Praticamente, forse più che chiamarlo rettangolo sarebbe stato meglio chiamarlo quadrilatero, però vabbè. Ok, tanto è. Esc e cancelliamo. Le asole. Allora, cominciamo dalla prima con i punti di interesse. Primo punto, secondo punto, definiamo l'interasse, anche se non è vero. E poi definiamo quanto è larga e quindi il raggio dei due cerchi iniziale e finale dell'asolo. Ok, 5 quote necessarie. Cosa sarà necessario? Beh, sicuramente sarà necessaria questa lunghezza allineata, 220. Sicuramente sarà necessario il raggio, 50. Tre quote necessarie, dove sta? Mettiamo questo punto centrale nel punto centrale e adesso quale sarà la quarta quota che vuole, l'ultima quota che vuole, quarta sì in realtà, che vuole, quinta perché queste sono due, quinta quota, ultima quota che vuole. Allora, questo tante volte capita di non ricordarselo, di non saperlo, si prende e si prova a muovere.
Si prende e si può muovere e si trova che la quota che lui vuole è come è orientato questo asse rispetto nel piano XY. È orizzontale? Fine. È verticale? Si usava questo. Adesso non posso farlo perché è già vincolato, completamente vincolato. È diretto secondo una certa direzione? Si mette un angolo rispetto a un asse di riferimento. Fine. Così si usa in vento. Ok, annulla e cancella. Altri tipi di asole o altri comandi per fare l'asola che è sempre quel tipo lì, quella figura lì particolare. Si vede che invento nel meccanico perché l'asola è un tipico componente meccanico. Allora, asola con i punti estremi. Ancora, 1, 2, definisco l'asse e poi definisco quanto va il raggio sostanzialmente. Ok, 5 quote necessarie, sappiamo già come gira, devo dare questa lunghezza, devo dare questo diametro, devo dare questa posizione, come è inclinato questo asse. Non lo faccio, lascio a voi la verifica, cancello quest'asola. Seconda, asola con il punto centrale e un punto, beh, guardate, 1, 2 e 3. È la stessa identica cosa, solo che se ne fa a metà. Il primo comando asola, guardate le inconcine qui, capite? I punti sono 1, 2, qui 1, 2, metà. Qui sono 1, 2 lo stesso, invece che essere i centri sono i punti di quadrante, come si direbbe in AutoCAD. Quindi ancora, se la faccio, stessa cosa, ta, 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 ok. 5 quote necessarie e sappiamo solo quali sono. Cancello e passiamo al gruppo, terzo, quarto gruppo, che è quello delle asole con arco. Allora, si possono fare per 3 punti che definiscono un arco e o per 2 punti il centro. Allora, facciamo il primo comando, 1, 2, ricordate che il terzo punto è quello che sta in mezzo, 3, e poi apriamo, con il quarto comando apriamo il raggio. Ok, 6 quote necessarie. Cosa ci vorrà? Ci vorrà questo raggio, ci vorrà questo raggio. Proviamo a metterlo una volta, proviamo a metterlo. Allora, diametro, quota 1, 63, facciamolo da 50. Poi quota 112, lo facciamo da 120. Poi 4 quote necessarie. Servirà a dire, servirà questo? Proviamo, 35. No, se io tento di metterlo, infatti lui mi dice che l'aggiunta di questa quota ipervincolerà lo schizzo. Quindi lo posso anche mettere, ma mi viene messa una quota ausiliare, perché d'altronde è 35, 35 fa 70, 70 più 50 per 120, quindi è già definito. Cosa mi manca da dire? Beh, dove sta? Tanto per cominciare questo punto dove sta e facciamolo, mettiamolo sempre nell'origine o nel punto che ci serve. E poi vi ricordate per l'arco? Ci serve dire questo punto dove va, quindi ci serve dire questo punto dove va, qui non riesco a farlo, però vediamo se lo riesco a fare qui, riesco a fare qui, nemmeno perché sono tutte collegate. E questo punto dove va? Su questo arco con un certo centro e con un certo raggio, ma dove sta su questo arco? Quanto è grosso, quindi questo angolo sotteso? Adesso qui non mi viene in mente, potrei, per esempio, se questo punto si trova sull'asse X, posso dirgli allinea questo con questo. In maniera che vedete questo punto è finito sull'asse X e per dire che questo angolo sotteso, o che magari questo facciamo di 90 gradi, quindi questo si trova sull'asse Y, tac, 1 e 2. Quindi ho fatto un arco di 90 gradi, se vado a quotarlo, con questo, un'asola, scusate, che ha l'asse che parte dall'asse meno X e va sull'asse Y. Questi sono i 90 gradi. E questi sono poi i diametri ed è centrata in zero, completamente vincolato.
Ok, ESC. Chiaramente le ultime due quote dipende da che cosa devo fare. Ok, cancelliamo. Vediamo ancora l'asola, ultimo comando, secondo comando per l'asola ad arco, quindi qui ho un centro, un punto e un punto, e ancora il raggio. E, solito discorso, anche qui saranno 6 quote necessarie, quindi questo raggio, la posizione del centro, 4, e poi dove inizia e dove finisce, o dove inizia è l'angolo sotteso, o dove finisce l'angolo sotteso, vedete voi. Quindi diciamo questo è per vincolare completamente un'asola ad arco. Comando poligono, ultimo, eccolo qua, scusate, poligono. Allora, qui selezionare il centro del poligono e stabilire se volete un iscritto, un circoscritto e di quanti lati. Quindi, se sistemate prima questo e volete un circoscritto di 6 lati e il centro è questo, se vi chiederà solo dove sta il punto medio del primo lato, dopodiché se lo costruisce lui. Se lo costruisce lui, ok, e abbiamo quattro cose necessarie da dare. Che cosa? Dove sta questo punto, quanto è lungo questo e come sta inclinato. Non ci abbiamo, quindi se facciamolo, centro nell'origine e andiamo a due cose necessarie. Lunghezza di questo lato allineato e gli diciamo che è 500 e poi se provo a prendere il lato non riesco a farvelo ruotare. Comunque quello che devo dirgli è come sta messo questo un lato qualsiasi, che può essere riferito con un angolo all'asse X, all'asse Y, oppure messo sull'asse X, per esempio se sta sull'asse X, facciamo così e abbiamo costruito centro, primo lato iscritto, primo lato diretto come l'asse, un lato dire, due lati diretti come l'asse X, 6 lati, poligono regolari 6 lati. Mi sembra che anche qui sia cancellabile e che sul poligono non ci sia altro da dire, o se volete vedere invece che un circoscritto, un iscritto, questa volta facciamo da 5, la procedura è sempre la stessa, selezionare il centro del poligono, possiamo fare anche non così, ci mettiamo dopo, mettiamo un vertice dove vogliamo, è fatto. E poi saranno i soliti quattro quote, dove sta questo punto, quanto è lungo questo e come sta diretto. Rimettiamo a posto il rettangolo e così anche questa lista è terminata. Cancelliamo, ESC, cancelliamo. Qui abbiamo un'altra lista, raccordo smusso. Bene, faccio velocissimo, non usateli. Negli schizzi 2D non usateli. Raccordo e smusso sono due feature che sono disponibili nella modellazione 3D. Eccoli qua. Adesso non c'ho solidi, quindi non me lo apre, ma sotto raccordo c'è smusso. E quando le faccio in questa maniera, quindi come modello solido 3D, ce li ho disponibili sulla lavorazione e non all'interno dello schizzo. Quindi assolutamente nello schizzo raccordo. Esistono i raccordi smussi e hanno le loro. Io non li faccio e quindi non ve li faccio nemmeno vedere, non usate. Testo, vabbè, è banale, si tratta di fare un testo. Questo, vabbè, il testo apro una finestra e ci scrivo dentro. C'ho il mio editor, faccio quello che devo fare col mio editor, sono cose da Word queste qui, quindi è inutile che le faccia vedere qui. Qui segnalo solo una cosa. E questa zona qui può portare come testo dei parametri del modello piuttosto di questo qui, piuttosto che del disegno. Questa è interessante, questa parte, e la useremo. Questo è un vero e proprio editor dove stabilisco allineamenti in alto, in basso, orizzontali, verticali, caratti, tipo carattere, dimensioni e tutto il resto. E questo invece
è un collegamento che permette di portare tutte le informazioni che ci sono nel disegno e anche di crearsi delle proprie informazioni nel disegno e di portarle in chiaro sul disegno stesso. Ok, annulla. E infine il comando testo su, ce la posso fare, testo su geometria, permette di, chiaramente devo avere una geometria, facciamo per esempio un banalissimo cerchio. Testo su geometria, adesso non lo vincolo. Testo su geometria mi permette di dire dov'è la geometria su cui allineare il testo, questa, e scrivere, che ne so, io sono, e di allinearla in questa direzione piuttosto che in quest'altra direzione, sopra, sotto. Diciamo che è tutto molto facile da comprendere e ve lo lascio provare. Facciamo così, io sono. Apparentemente non è successo niente, in realtà ce l'ha scritto, è talmente piccolo rispetto al cerchio che non lo vedo. Vabbè, si entra dentro e si modifica. Quindi non è una distanza di offset, facciamo 2 mm, 3 mm per lasciarla staccata, le dimensioni facciamo 10, vediamo, chiaramente lo devo selezionare, 10. Ok, l'ho staccato e poi ci sono anche i parametri. L'ho riaperto per dire dove parte, l'anno iniziale 0 piuttosto che 30 e quindi si sposterà. Ok, si è spostato di 30 gradi e così via. Quindi questo è il testo su una geometria. Una geometria qualsiasi, scrivo il testo, ce l'appiccica sopra. Anche qui cancelliamo. E ultima cosa che vedo è il punto. Si può usare, può essere utile usarlo in degli schizzi per identificare dei centri e dei fori, perché poi il comando per fare i fori, che si trova anche questo, anche questo si trova nel modello 3D, quindi eccolo qua, può prendere come riferimento sia un diametro, e quindi, sia una circonferenza, quindi un foro di cui è stato tracciato il profilo 2D, sia un punto, cioè un foro di cui è stato identificato il centro. Quindi in quel caso, se uso un foro di cui è stato identificato il centro, nello schizzo mi può far comodo mettere un punto laddove quel foro deve essere fatto. È un comando che, e poi questo può servire, ma può servire nella modellazione 3D. Quindi come primitiva 2D si usa principalmente per quello scopo lì, identificare dei centri e dei fori. Con ciò abbiamo finito tutto quello che c'era disponibile di geometrie per gli sketch 2D, crea blocco, fa un'associazione di parti, non credo che sia il caso di vederlo, prende queste geometrie elementari e le mette insieme per dargli un nome. Direi che non credo di averlo mai usato. Un'ultima cosa, tutte queste primitive di disegno le posso fare sia come linee azzurre, okay, che sono primitive vere e proprie dello sketch, o le posso fare flaggando questo o cambiando la proprietà come linee di costruzione. Quindi io adesso ho messo questo flaggettino azzurro, qui ce l'ho azzurro, e chiamo il comando linea. Se faccio questa, anche se me la fa vedere azzurra, in realtà me la finisce rossa, perché questa non è una linea del disegno, ma è una linea di costruzione. È chiaro che queste sono soggette agli stessi vincoli delle linee di disegno. Infatti adesso io ho 8 quadri necessarie, perché sappiamo che ogni linea, ne cancello una, 4 necessarie, ogni linea ha bisogno di 4 vincoli, quindi 4 queste e 4 l'altra linea di costruzione, e per un totale di 8. E analogamente per tutte le altre primitive dovessi costruirle in modalità di costruzione. Che vantaggio c'è a usare, che necessità c'è di usare questo tipo di linee? Beh, possono essere utili per, allora, in Inventor le linee di costruzione si usa, in Inventor, scusate, in AutoCAD si usano. Ci sono parecchi, ma per come è strutturato Inventor ce n'è meno bisogno, però a volte possono essere necessari. Se c'è qualcosa che non deve comparire nell'estrusione dello schizzo, nella rivoluzione dello schizzo, ma mi serve per costruire lo schizzo, ricorro alle linee di costruzione o a altre primitive di costruzione. Questo è il concetto di utilizzo. Ultima cosa,
relativa, se io lancio con questa primitiva sullo schermo, lancio un altro comando linea, agli OGS snap. E allora, come in AutoCAD, ognuna di queste primitive grafiche ha degli OGS snap, e in particolare la linea ha questo OGS snap. Guardate il simbolino sul display, sull'HUD, e mi dice che va a prendere un punto finale. Se mi sposto di qua, vedete che non c'è il simbolino, mi avvicino, altro punto finale. Se mi sposto in mezzo, simbolino, punto medio, vedete il simbolino, punto medio. Allora, se io devo, adesso nasce una diatriba. Se io voglio costruire una linea che parta da questo punto finale, faccio così e la costruisco, al di là del fatto che ho fatto una linea di costruzione, cambiamo questo. Ok? Oppure faccio così. Allora, apparentemente questa seconda strada è più lunga. Ok? Dal punto di vista della robustezza dei disegni, questa seconda strada è migliore. Perché io implicitamente ho vincolato, ho detto all'inventor, questo punto coincide con questo qua. Il punto iniziale di questa curva coincide con il punto finale di quella. Nel primo caso sì, l'ho fatto, in realtà è la stessa identica cosa, ma non l'ho fatto con la stessa autorità. Lasciatemi questo termine qui. Qualche volta lavorare così porta a sorprese strada facendo, perché magari dico, abbozzo un possibile scenario, modifico questa linea. La vincolo per lunghezza, la modifico, la sposto da una parte, qui il vincolo si rompe e non me ne accorgo. E allora invece qui il vincolo non può rompersi perché l'ho proprio imposto. E se tento di fare lo stesso mestiere con questa curva qui, mi dice che la sto ipervincolando. Qui potrebbe anche scordarsene, saltare. Quindi questa strada qui che vi ricordo è quella di dire la disegno in un punto qualsiasi e poi gli dico che sta in quel punto lì, è molto più robusta come modalità di disegno. Ciò non toglie che gli snap siano utilizzabili e che un po' come gli stessi snap di AutoCAD sono presenti, quindi qui abbiamo il centro, qui abbiamo i punti di quadrante, vediamo ESC. Linea, vediamo se riesco a farlo nascere. No, qui c'è questo snap qui, guardate, mi dice un punto sulla curva. Però se devo partire da un punto sulla curva e faccio così, faccio la mia linea e poi gli dico che questo punto coincide con un punto del fine. Chiaramente il cerchio non era vincolato e ha fatto il paracarro, ma ha spostato il cerchio. Se avessi vincolato correttamente il cerchio, la linea sarebbe andata nel punto giusto, quindi la sequenza corretta era quella, vincolo il cerchio dicendo che questo punto, adesso non lo metto in coordinate particolari, lo blocco e dico che questo ha un raggio di Urco 1000. E poi gli dico che a questo punto, adesso questo cerchio è incollato lì col bostic, che questo appartiene a questo, vedete, sposta la curva. Poi dopo gli dovrò dire se quel punto è quello lì o se, guardate quello che succede. Spostando la curva mantiene quel vincolo che ho dato e sposta, fa girare la curva, la mia retta su tutta questa parte di, non riesco a portarla di là, vabbè, su tutta questa parte della circonferenza. Inventor l'ha usato così, per cui gli OGS snap esistono. Io gli OGS snap, per esempio, li uso tantissimo per dire, questa curva adesso la cancelliamo, questa primitiva, per dire, che ne so, che il punto medio di questa curva che facciamola diventare, di questa retta che facciamola diventare verticale, che il punto medio di questa è allineato col centro della circonferenza. Per questo uso tantissimo gli OGS snap. Per
Non li uso per costruire perché preferisco, se questo punto sta sulla circonferenza, dirgli esplicitamente con l'imposizione di un vincolo che quella è la condizione che sto cercando. Cercate quindi di fare tesoro di questi suggerimenti perché vi portano a dei disegni molto ma molto più robusti. E robustezza vuol dire evitare amare sorprese o evitare a un certo punto, soprattutto su disegni molto complicati, il crash totale, cioè un bell'insieme di linee sullo schermo. Ho finito, se il corso vi piace, se questa lezione l'avete gradita, vi ricordo di mettere un mi piace e vi ricordo anche di iscriversi al canale in maniera da ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Come vedete, è un corso che sta nascendo adesso, per cui penso sia anche interessante sapere quando ci sono cose nuove da guardare e approfondire. Vi ringrazio, alla prossima lezione.